In questo video andremo a provare tre batterie tutte Red Star, ragazzi. Vogliamo veramente portarvi questa marca, farvela conoscere, perché è veramente molto molto buona. La trovate su Pyroworks e ve la consiglio assolutamente, non perché è su Pyroworks, ma perché è un ottimo importatore che lavora veramente con la qualità. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Pirotecnica La Torretta. Io sono Nico, oggi Samu sta riprendendo perché si è dimenticato tutto, il bla bla bla. Anche la mamma. Quindi siamo io e lui. Allora, partiamo subito forte. Allora, a vedere cosa spareremo. Partiamo da questo coso. Confrontone Red Star. Assolutamente. 49, 25, 16 colpi. Esattamente. Lo schiaffeggio mi avete detto che vi piace, io continuo così. Il pirotecnico. Partiamo con una 16 colpi. Mystery Woman, che l'avevamo già vista nel video là con Joseph. 140 grammozzi. 144 grammi per una 16 colpi 20 mm, ragazzi. Not è aggressive la storia. Allora, vi dico subito, so che voi subito questo volete sapere. Qual è la tua preferita? A parte, questa è la seconda cosa che volete sapere. Non sono super economiche. No, stiamo parlando no. di fascia di prodotto cheap. Stiamo parlando di una fascia di prodotto media. Sì. Quindi di qualità, almeno si dice. Adesso li andiamo a provare e vedremo. Sì, no, questo non è un prodotto economico, ragazzi. Qua voi state comprando la qualità. Quindi, secondo me, a me mi conoscete, ragazzi, secondo me vale sempre la pena spendere qualcosina in più, ma avere un prodotto di qualità che comunque potete ottenere col nostro codice sconto. Perché queste sono tutte su Pyroworks, codice PLT5, e le ottenete al 5% di sconto. Che non è male tenendo conto la qualità che c'è in queste batterie. L'avete vista questa 16 colpi 144 grammi, cioè che cavolo è? Ma questa 36 allora, colpi esatto, quanti ne ha? Questa è una 36, scusate, vi ho detto 25. Colpa mia. 36 colpi, raga, 349. Cioè quasi 49, non è per niente ci male. Sono 49 colpi con quella questa grammatura. È una Space Travel assurda. E poi andiamo invece con una 49 colpi, ragazzi, Apollo, che ha 382, cioè per farvi capire, sì, 36, cioè 349, 49, 382, cioè questa è una gran 36. Infatti io mi prendo subito lei. Questo, la mia preferita ad occhi chiusi è lei. Qua stai barando però. Samu, vabbè, io mi prendo questa allora. Dai, beh, non è che giochi male, eh. 49 colpi alta. Ricordiamo, tanta roba, la doppia miccia alta, sempre sì, comodissima. Bello. Vabbè, sulla 16 colpi ovviamente no. Peccato, però, vabbè, su queste due c'è, molto comoda. Sì, 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 bello, direi bello, che bello. È inutile parlare troppo. E direi di lasciar parlare le batterie, ci non sta. Non vi diciamo gli effetti, così vi guardate il video, maledetti. Anche che se perché no, non li sappiamo. Andiamo, dai. Vai, scavicchiamo tutte le micce principali. Scavicchiamo le micce e andiamo in rampa di lancio. Questa qua alta, fra il resto, potrebbe forse essere a fischioni. Sarà a fischioni, non sarà a fischioni. Sono fan del fischione. Sì, abbastanza. Andiamo in rampa di lancio, ragazzi. Inizieremo magari con la 16, poi la 36 e poi la 49. Ok, ragazzi, è sera tardi, stiamo un poco sclerando. Però va bene così. Sono venuto qua senza l'accendino perché sono avanti. Così devo fare di nuovo la strada al ritorno. Posizione figa ad occhi. Sì, queste qua mi sa che non riusciremo a farvele vedere da lontano perché non abbiamo la cameraman e quindi si va da vicino, ragazzi. Eh? Fai tu? Guardate come si sacrifica. Andiamo con la 16 colpi, ragazzi, lo ricordo, 144 grammi per questa bella 16 colpi, 20 mm. Quando vuoi. Vai. Carnival qualcosa, non mi ricordo bene come si chiama. 16 colpi 20 mm Red Star. Bei colori. Oh, una mezza pornetta. Oh, basso. Micchia, quanto dura sto glitter. Vai, vai. Andiamo direttamente con la Space Travel, ragazzi, da 36 colpi, 20 mm, questa ha una grammatura assurda. Magari mettila in centro!
grammatura veramente assurda, ragazzi, per questa 36 colpi. Mai vista una 36 colpi con 350 grammi dentro. E che cos'è? Spacca cattiva. Ma che cos'è? Vai! Bella, ragazzi, colori stratosferici, non so se avete visto il laser rosso, effetto che a me fa impazzire, e ha chiuso col colpetto al titanio. Ma cos'è? No, 36 colpi questa, raga. Adesso andiamo con l'Apollo, fischierà, non fischierà, chi lo sa. Ma che cos'era questa? Ma che cazzo è successo? Mi sono cagato addosso, ma... Ma scusa, fammelo rivedere questo. Che roba! Raga! Nice! Batterie! Particolarissime! Allora... Sì, molto. Faccio una disamina rapida, Samu, vai. Ti sembra? Sì. Allora, prima... Forse da video si vede poco, ma colori bellissimi. Colori paurosi. E il fatto se vi belli, piacciono belli. I vari colpi con vari colori, sì. Dal vivo è veramente rende tanto. Sì, sì, sì. Dal video magari si vede un pochino meno, che perde un pochettino, si sì. I colori, ma fidatevi che live il colore è veramente bello. Mamma mia. Seconda, sempre i colori. Bei colori, punta sì. Sempre sui colori, e la sì, cosa sì, bella sì. È che in un colpo c'è il mix di un doppio colore. Fa. Sì, e bello anche che c'era il... quell'effetto onda blu e sì, il laser rosso, esatto, molto carina. Doppio colore, bello. E non so se hai notato che ha chiuso al titanio. Ha fatto un botto al titanio, bello il finale, la chiusura carina. Che razza di 36 colpi era. L'ultima, raga, l'ultima... per un finale. Sì, per un finale, fischioni e botta finale, casinarissima, quindi sì. Se vi piace a voi bordello veloce così, sì. Secondo me è un gran bel finale. Cioè, mamma mia. Sì, veramente... fai andare due o tre batterie e poi quella sì. La fai boom, e distrugge tutto. Si capisce non, anche perché... Non male, devo dire non male. No, per niente, si capisce anche, andrei là sui sì. Cadaveri di batterie, si capisce anche perché Red Star vi costa un pochettino di più, ragazzi. La 16 colpi c'ha dentro rosa, c'ha dentro giallo, non ha il solito verde, blu, rosso. Sì, sì, allora sono... Allora, gli gioca un po' sui colori. Sono un po' meno wow, se vogliamo dire così. Eccola, sì. Prendiamo la prima. Si è bruciacchita un pochino sotto, per il resto ha tenuto molto bene. Sì, gli effetti sommato. Sono sicuramente un po' meno wow, ragazzi, nel senso non hai magari il salice sì, sì, che acchiappa, sì. Però punta sul colore. I colori, raga, i colori sono veramente fatti, veramente escono sì, belli sì, e tanti, sì. Diversi. Sì, sì. Quindi idem questa. Quella mi ha sorpreso. Idem questa. Mamma qua, mia. Poche bruciature, anzi perfetta. Quasi niente, solo le micce. Perfetta, sì. Bisogna dire la verità, è sempre il stesso discorso, se vi piacciono tanta i colori roba. Queste sono perfette, raga, sì. Perché fanno veramente vedere bene tutti i colori anche sì, mixati insieme sì, sì, sì. Rispetto alle classiche che fanno sempre e anche il gli cracking, effetti sì, sì, la peola la, un sì. Pochino di... ma anche il coraggio, questa qua è iniziata con delle peogne semplici sì, esatto, il esatto. Coraggio di iniziare con una peogna, di poi buttarci un effetto più complesso come quel laser, anche questa è venuta benissimo. Vabbè, ha fatto volata disastro, unica questa, devastante volata, per finale sì. Molto carina anche questa. Allora ve lo dico, tua prefe, che noi non siamo qua per vendere, per fare, non ce ne frega niente, noi valutiamo il sì, prodotto. Sì, no, infatti. Non sono le batterie che, a parte questa che è particolare, la fonata mi è piaciuta molto, sì. Non sono batterie che personalmente mi fanno impazzire, mi fanno dire wow, ma perché io amo sì. I salici, semplicemente. Mentre Samu l'ho visto veramente molto sì, gasato, sì, sì, perché sì. Lui ama di più il colore, è più attento ai sì. Colori, ai... al mix. Questa era stupenda, Space Travel. Quindi, ragazzi, fine, come al solito Samu si piglia la Space Travel con l'Apollo. Siamo veramente come al solito bravi a scegliere.
proprio bravi. E adesso però raga, fateci sapere voi nei commenti se per voi può aver senso queste batterie, vi piacciono, preferite le altre, quale preferite tra queste. Sì sì sì. E se vi sono piaciute, ricordo che le trovate su PyroWorks, codice sconto PLT5 per il 5% di sconto. Secondo me questa Apollo è da prendere in considerazione per un finale diverso, veramente figo, ragazzi. Esatto. E questa Space Travel, se avete budget basso e volete una 36 colpi di qualità, effetti diversi dal solito, è da prendere in considerazione, molto figa. Comunque sicuramente prodotti ottimi, apprezzati, molto carini. Poi il gusto lo sapete, nella pirotecnica va tantissimo a quello che piace a uno e quello che piace all'altro. Quindi fate sapere. E niente ragazzi, vi lasciamo sui cadaveri di queste tre piccoline e ci vediamo alla prossima. Prossimo video. Ciao ragazzi.